Dottoressa Palumbo, direttrice dell'Ufficio Scolastico Regionale, siamo a 3 giorni dall'inizio dell'anno scolastico. Come sarà dal punto di vista degli organici e degli studenti? C'è anche un calo demografico a cui far fronte? Avremo un po' meno studenti, soprattutto a livello di scuola dell'infanzia e scuola primaria. Dal punto di vista invece, questo per il calo demografico ovviamente, dal punto di vista invece della copertura dei posti, soprattutto dei posti che noi destiniamo a supplenze, direi bene, perché abbiamo conferito tutte le supplenze previste e quindi diciamo si comincerà a orario pieno e con le classi, con tutti i docenti presenti. Lunedì finalmente arriverà la piattaforma con cui fare un controllo simultaneo, contemporaneo di tutti, dei Green Pass. Quanti sono i docenti privi del Green Pass per il momento? Ci sono state delle sospensioni? E allora, per quello che è arrivato a noi come informazione, saranno una decina, ventina al massimo, coloro che sono sprovvisti di Green Pass. E per questi i dirigenti scolastici si stanno accingendo ad emettere questi provvedimenti di sospensione. Quindi un numero minimo su quella che è la platea che è di riferimento, che è di circa 63.000 unità.